Oh, buongiorno. Buongiorno. È come se fosse una moschea per voi, c'è anche un luogo di culto e di preghiera. Prima già l'ha detto con le domande, non si può fare. E questo... Quella che domanda se l'Islam è che cosa? Queste domande tu stai proprio... No, sto cercando di capire, no? No, ma no. Queste domande non si fanno. Ma perché non si può fare questa domanda? Domanda dell'Islam. Roma, le chiamano associazioni culturali, invece sono vere e proprie moschee. Siamo a Piazza Vittorio Emanuele, qui ce ne sono ben 4. Sant'Eusebio, dove siamo noi in questo momento, San Vito, via Cairoli, via Bizio, 4, una a pochi passi dall'altra. Quello che succede all'interno, il dubbio rimane. C'è scritto associazione culturale. Ah, però da lì è scritto, prima di entrare in moschea, tenere le scarpe all'interno della scatola. Tutti gente non capire, l'internazionale quando venire quello può capire solo scritto qua, le scarpe apri. Per spiegare questa cosa non c'era bisogno di scrivere moschea, no? Un film già visto. A Roma di questi centri ce ne sono centinaia e molti sono monitorati dalla polizia. Nascono come centri culturali per eludere la legge da un giorno all'altro. In garage, negozi, scantinati, ma sono vere e proprie moschee. Anche se chi li frequenta cerca sempre di non ammetterlo. Ah sì, come moschea. No, questo è centrale, contro, esami centrale, controllato. È quello il fatto. Questo, però non è proprio moschea. Qui in Piazza Vittorio Emanuele le moschee sono nate da qualche anno. Quattro ce ne, sì sì. Ma adesso la gente inizia ad avere sospetti e paure. Piazza Vittorio adesso proprio c'è il parafulmine qua. Questi, quelli, guarda un po', girate, quello che strilla, quello che urla. Poi moschea, cioè, praticamente è proprio nada de nada. I musulmani difendono la loro religione. Ma ad alcuni, quando chiediamo cosa ne pensano di quello che è successo a Tunisi e in Francia, dicono di non sapere. In Francia che hanno decapitato un uomo? No, in Tunisia che hanno sparato in spiaggia? Non lo so, io non lo so. Non ho leggito il giornale, perché non c'è tempo, sono sempre qui.